Caseverdi.net organizza e gestisce un orto distribuito nel quartiere Giambellino, coinvolgendo anziani della zona che coltivano nei loro balconi prodotti di nicchia dalle elevate proprietà, per essere scambiati nella comunità o venduti in negozi e ristoranti del quartiere. Lucia, pensionata del Giambellino, trova in osteria qualcosa di insolito. Il menù dell'orto del Giambellino. Cos'è? Arriva Maria Rosa, la cameriera, che spiega queste speciali ricette fatte con le verdure di caseverdi.net. Verdure uniche, buonissime e con alti valori nutrizionali. Tipiche della pianura padana, sono ora prodotte in tantissimi balconi del Giambellino. Così tanti che nel loro insieme fanno qualche ettaro di terreno. Il servizio è gestito dalla casetta verde di via Odazio, punto focale della comunità di mini coltivatori, che si ritrovano ogni sabato mattina. Lucia sabato va alla casetta verde. Quanti piccoli coltivatori e anche lezioni per imparare. Potrebbe provare. Giovanni è alla bancarella dove si scambiano i prodotti e si accettano nuove iscrizioni. Lucia può usare il suo balcone per coltivare e scambiare. Diventando coltivatrice del grande orto distribuito della zona, potrà rifornirsi di verdure molto speciali. Nella casetta c'è tutto per cominciare a coltivare e può frequentare i corsi per diventare una coltivatrice esperta. Lucia arriva a casa, ma l'orto deve aspettare. Ci sono ospiti a cena. Cosa cucinare? Ma sì, i pizzoccheri con le cipolle ramate mangiate in osteria. Sul sito di caseverdi.net, Lucia guarda la lista dei prodotti, vede subito che hanno la cipolla ramata e la verza che le servono. Fa così la sua richiesta. Giovanni e Arianna le confermano la disponibilità dei prodotti, che porteranno alla casetta verde entro le 16. Wow, che servizio efficiente! Lucia ritira i suoi ortaggi, unici davvero. Come diventare membro di caseverdi.net? Lucia, dopo essere andata alla casetta verde, decide di iscriversi al servizio. Seguirà un corso di coltivazione base e parteciperà alle lezioni del sabato. In particolare imparerà come coltivare senza additivi e come garantire sempre un minimo raccolto. I prodotti di ogni coltivatore saranno controllati da esperti per garantire la qualità delle verdure. Come si usa il sito? Come si può fare la scelta dei prodotti? Lucia, per scegliere cipolla ramata e verza, guarda la lista di ortaggi disponibili. Scopre subito che vicino alla casetta verde se ne producono in abbondanza, fa così la sua richiesta. Ricevuti gli ortaggi, controlla dal profilo la sua situazione, che entro l'anno dovrà essere in pari tra ortaggi dati e ricevuti. Al momento ha solo ricevuto, ma appena spunteranno le prime verdure potrà iniziare gli scambi. Lucia controlla anche il risparmio giornaliero, che ottiene partecipando al servizio caseverdi.net. Come funziona il rapporto tra ristoranti e caseverdi.net? L'osteria del Giambellino ha stretto un accordo con caseverdi.net. Ogni settimana l'osteria acquista una percentuale fissa dei prodotti del Giambellino, promuovendone la bontà e offrendo ricette di qualità. I soldi ricavati permetteranno al servizio di acquistare nuove attrezzature e così migliorare e aumentare la produzione. Per diffondere la novità, nell'osteria i membri di caseverdi.net hanno lo sconto su alcuni piatti. Perché il servizio è sostenibile? Sostenibilità socio-etica. Miglioramento coesione sociale. Il servizio, basandosi su una rete collaborativa di persone locali nella gestione della fondamentale catena del cibo, promuove l'integrazione nella zona. È particolarmente adatto ai pensionati per la loro disponibilità di tempo e utile alla formazione dei più giovani sulla coltivazione biologica. Dunque, promuove il dialogo intergenerazionale. Consumo responsabile e sostenibile. Il servizio, coinvolgendo le persone locali in attività sostenibili per la produzione e la distribuzione di frutta e verdura, spinge verso comportamenti responsabili. Integrazione delle fasce deboli ed emarginate. Il servizio, aperto a tutte le persone della zona, è un'opportunità anche per l'integrazione dei gruppi sociali emarginati. Sostenibilità ambientale. Riduzione di trasporti e distribuzione. Il servizio, offrendo prodotti coltivati nella zona, riduce drasticamente i trasporti e il loro impatto ambientale. Conservazione delle risorse, biocompatibilità e riduzione della tossicità.
Il servizio, introducendo la coltivazione biologica di verdure e frutta tipici un tempo della zona, promuove la biodiversità e riduce la tossicità e la dannosità, sia per chi coltiva, sia per chi mangia. Intensificazione dell'uso e minimizzazione dei rifiuti. Il servizio, offrendo la condivisione delle attrezzature per la coltivazione, promuove l'uso intenso di questi prodotti e quindi una riduzione delle produzioni, distribuzioni e dismissioni, se confrontate con un possesso individuale di prodotti. Sostenibilità economica. Posizionamento di mercato e competitività. Il servizio, offrendo prodotti biologici di nicchia senza competitors, guadagna facilmente un posizionamento di mercato. Profitto e valore aggiunto. Il servizio, riducendo gli intermediari nella catena del cibo, dalla produzione al mangiare, aumenta il valore aggiunto per i mini coltivatori di zona, così come per i ristoranti e i negozi locali che questi servono.